vuoi andare? Papà! Sono settimane che aspettavo di vederti. E ho pensato che anche tu volessi vederlo subito. Ethan, mi dispiace. Papà, prometti che non mi lascerai più. Te lo prometto. Non accadrà mai più. Alcune voci vogliono il nostro prossimo ospite, vincitore del premio Pulitzer per i suoi straordinari articoli relativi al caso dell'assassino dell'origami. Dimostrando un coraggio non comune, il suo intervento è stato cruciale per l'arresto del criminale più ricercato del paese e per la salvezza di un bambino. Questa sera diamo il benvenuto a una donna che si è meritata il titolo di eroina nazionale, Madison Page. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Lei è stata descritta come una persona molto determinata e tenace. Due qualità senza dubbio fondamentali per riuscire a orientarsi nel buio di questa incredibile storia. Ci dica, non ha mai avuto paura? Grazie, signorina Page. L'ammiro molto per quello che ha fatto. Grazie. Per John, per favore. Abbiamo bisogno di giornalisti come lei, signorina Page. Meno male che c'era quando hanno preso quel bastardo. Grazie. Come si chiama? Vincent. Indagine eccellente, signorina Page. Lei è una donna coraggiosa. Si merita un avversario migliore. Uno che sia più feroce. È sicuro di averci riflettuto attentamente, Norman? Ha davanti a sé una carriera promettente. È un peccato che... Con tutto il dovuto rispetto, ci ho riflettuto bene. Devo iniziare a vivere in un modo più normale. Mi sono fatto coinvolgere troppo dagli eventi, devo prendere le distanze. Dammelo un po'. Tornerà a lavorare per l'FBI? Non lo so. Non le prometto nulla. Tenere la sua Ari se vuole. Tanto andrà fuori produzione, tra un mese arriva il modello nuovo. Io credo sia meglio che la tenga lei. È un po' troppo, ma mi sarà di aiuto. Dove ho intenzione di andare? Nel mondo reale. Come preferisce. Spero che riuscirà a trovare quello che cerca, Norman. Lo spero anch'io. Pensavi a lui mentre mi stringevi tra le tue braccia. Non so perché hai fatto tutto questo.
c'è nessuna giustificazione. Per te non posso che provare disprezzo. Nient'altro che disprezzo. I want to see them again. I'm a father too.